Mi diverto perché poi mi fanno fare anche dei pezzi dove dicono che io sono italiano, ma io non sono più italiano. Io mi sento spagnolo al 100%. Sono italiano, vivo in un paese in cui si parla tutti i giorni di scalone, scalino, ammortizzatori sociali, ascensore sociale, co-co-co, lavoro interinale, precariato, flessibilità, mobbing, welfare, aggiotaggio, no TAV, insider trading, legge 30, commissione mitrokhin. Ma nessuno ha il coraggio di dire i da ci capite niente! Parlate chiaro, ma che state dicendo? Unite una coppia e tu cosa tagliola lì? Che c'ha zecca un agnolo di scalone? C'ha zecca! Perché quando io Marina scende, diceva agnolo mi, pigliamoci a scala mobile, sono di una certa età! E essi invece, che pulisce! I mozzi fai scala a quarta a quarta! Uomini sono un po' pure di uno scalone! Non prendo scaline, caretto! Se il gessaio opera, è indagato la commissione mitrokhin del CTO, Centro Traumatologico Ortopedico. Scusa, ma mo che c'è il CTO agnuratore della commissione mitrokhin? No, c'è perché quelli quando sono venuti a casa volevano Polonio 214. Agnura mi dice, al massimo, lo posso stare un po' che sto con 84. Eh sì, perché agnura mi pigliava fondi neri in due parti. E siccome non potevi in due bagni, la fandori in aula, allora un cocco co ricetto, casa da subito in assemblea, e chiamai Angeletti, agnura mi chiamai Angelina, so. Epifani portai a due precari che mi mettono bloccato da un ascensore sociale, uno malato in coppa a barrella e due ammortizzatori sociali in Peugeot 207 modello welfare con l'airbag incorporato. Quando avrei tu rimani, dice, tu dici, agnura mi, signora, voi avete fatto insider trading? Agnella mi dice, tu guarda, dottore, io Antonio e tu sono sceso proprio. Parlando con rispetto, lo fanno qua con l'anima, faccio trattenuto. Sto chiamando un formiglia, ma campo mezzo di su. Io se lo so, mio genere si appella alla legge 30. Poi si trova e si appella pure 31, che erano pulmani in lavano e gli dicevo, questo malto. Non passava mai. C'è zic, mo pulmani con l'agiotaggio. C'è zic. Perché se voi pigliate un pullman a Napoli, lo fanno l'aggiotaggio ogni 4 ore. Vada sempre tutto a bozzo, portafoglio, corre pollare, a bozzo, portafoglio, corre pollare, l'aggiotaggio continuo, che unito al mobbing rimane uno, che sta di scendere, fanno un sondaggio dal quale emerge che è meglio che la facciamo appena scavata, perché fa scalata la Rinascente, la BNL, l'Unipol, che sono scalate ripide, c'è una felle di carne. E allora in tutto questo mi ha chiamato Vudo, con giudice. Io gli dicevo, ma non potevo parlare per telefono, mi fa venire forza fino a potenza. Poi va a finire che vengo loro, non ero genere a San Giovanni Rotondo, a tuo padre Pia. E allora la macchina non basta più, e ci fanno un manno. A ci sbariamo per i civoni, ci nuponi, tenete un posto per me, quanti un biglietto, non ci potevo un prezzo. Un biglietto costa assai, muori tutto, non facite, si massette un po' strapondini, vanno fare tutto quanto a flessibilità, gli esordi raggiti, nessuno evoca già, poi dice i fondi neri, scusate, un mano raggiti, chiopà! A Maio ristorante, no? Ci hanno mangiato qualcosa? Non ci vuole niente, se rompe di 100, 150 euro. Io ho sempre una pensionata su. Poi c'era uno fa gli emendamenti, ma è normale. Cioè, quella è la pressione fiscale. E ci capito questa pressione fiscale? Ma è la minima o la massima? Perché che se non ci ho deciso? Dopo l'altro mi si è diffuso un video, la mia mente si fu bidè. Nessuno voleva per te, l'hanno visto tutto qua. La signora Garofalo, che l'anfamero secondo piano, l'ha proposta al settimanale della Mondadori. Chi hai tu, chi? A chi vuoi dovendo questo Allora mi ha saputo fatto e ha deciso di fare un'interrogazione condominiale per sapere chi era la talpa. Ma ormai ho visto già stile in Spagna. Zapatera la signora mia, ha detto, signore, mi dispiace per voi, guardate, casa circolare, lo vedi scabroso, vuole a voi. Vedete che potete farlo ritirare dalla circolazione? Ma ora un rumore della signora Garofalo
che ha organizzato tutta la trisca insieme ai servizi segreti della Russia, e a Torino l'idraulica di Coppa Capemonda, apri di cielo. L'ex ministro della Russia, Stefano Urmena, l'hanno scelato e ci hanno fatto riunire. Appena si è pigliata, ha deciso di farlo vedere ai militari italiani di stanza a Nassiriya. È partita una delegazione da Casalatore diretta a Nassiriya con la Russia, Rotondi, Scaiola, Bondi, assettata a rete con brunetto, coppia e coscia. Una scoda mazzuttata, assicurazione falsa, intestata a un cugino che gli fu innesti la Germania. Mamma mia! I militari italiani di stanza a Nassiriya, quando mi hanno visto il video parlando con decenza, hanno rivisto tutto quanto. Si è allagato tutta la caserma, il maggiore pensava che fosse un attentato di qualche kamikaze, hanno arrestato più talebani uno tra uno. I servizi segreti della Cecenia hanno avvisato i servizi segreti deviati dell'Afghanistan, che a loro volta hanno avvisato i servizi segreti perversi Umarok. Namigro mio, Giovanni Umarok ha telefonato a Cainato che sti casi in coppia cristallini e ha intrunziato in vedi che stanno cercando i servizi segreti in Afghanistan. Se non ti fate ancora obbite, film, non lo fa! Nunziatina è rimasta con la fontana aperta e l'amaletico dubbio, stupidemo faccio o non mu faccio. L'Iran ha minacciato l'America di usare la bomba nucleare perché ho visto la signora Mingoppo Baubitera è diventato un affare di Stato. A mattina ci ha detto, chiudi tutte le ubbinette! Putin si è lavato con la Ferrarella, Cameron con l'acqua sancita sperando che facevo un miracolo. La Germania era intenta a festeggiare i 20 anni della caduta del muro di Berlino e allora anche la mia telefonata al premier Angela Merkel e ha detto Angelo, ma meraviglia te. Tutto il blocco in un muro che ha detto e sto 20 anni che state festeggiando e che malice di lui che all'Italia se ne sta carendo a piezza e si mi sparo il fuoco un peore. Nel frattempo l'FBI ha chiamato a Torino l'idraulica e ha detto voglio venire a fermare sta faia di igienica, parla che scissia vista, parla con chi vuole fare qualcosa, perché il cazzo capisce niente più, nessuno se lo fa più obbligare per paura di mettere le camere nascoste, capuzzo sta diventando insostenibile. Intanto Tremonti con la mascherina ha dovuto correre coppie cristallina a casa di Nunziatina per sapere se il PIL era cresciuto. Nunziatina ha giurato che adesso stesse mani per dove vista. Com'è possibile che la stupida è cresciuta così assai? Porta a me, dire a te, signora mia Nunziatina, erano ricercate da tutte le intelligence del mondo. E in tutto questo, Alfonso, marito di Nunziatina, non sapeva niente, ora disse la fatica della cerra. Ma la cosa più grave è che Nunziatina per qui aveva lasciato, ma si è l'andoppo il fuoco. I servizi della Cina, segreti della Cina, sgomenti hanno detto a noi e così ci sono mai piaciuti. Allora è intervenuta spazientita la signora mia e ti faccio il voto fuori. Due parmigiani colignano, prima vedete che la ricordo sino a casa guerra non conosce mai. Meno male che in quel momento ha telefonato Obama e ha detto che Wall Street aveva tenuto e aveva chiuso col Nasdaq a 4,25. Anche la Virgia ha potuto pensare, ma un Nasdaq a 4,25 in Damigna si è coppato 1,80 quando la compagnia di Sant'Antonio pure 1,35 ma chi si sono pari?